Buongiorno, ben ritrovati. Sono in vacanza, però le chicche non ve le faccio mancare neanche, anche se parlo dalla vacanza, sono sempre nel mio fondale, ci sono ancora qui, devo fare un sacco di lavori, quindi chicche formative ancora per un bel po'. Allora, si scatena sempre questa diatriba, questa lotta di classe tra chi dice le mandanti, no? Che dicono che il cliente è della mandante e il consulente che dice che il cliente è suo. Allora, io credo che il cliente sia di chi se lo tiene, ok? Perché poi, se quando tu te ne vai, il tuo cliente decide di rimanere con la mandante, significa che era della mandante e non era tuo, perché in qualche modo tu non avevi creato una buona relazione con quel cliente, quindi prende la palla al balzo e decide che non ti segue. Però se segue te, è chiaro che il cliente è tuo a quel punto. Quindi, sai, come diceva il mio ex capo, Alessandro Rosso, dell'Alessandro Rosso Incentive, bla bla bla, io lavoravo per lui tanti anni fa. Lui diceva: il cliente è di chi firma il contratto, punto. Cioè, potete dire quel che vi pare. Se il contratto lo firma la Bianchi, è della Bianchi, poi tu puoi anche dire che ce l'avevi in anagrafica dal 1860 e te l'ha lasciato in eredità tuo nonno, ma se il contratto e i soldi li ha dati adesso a te, vuol dire che il cliente è tuo. Ok? Finito, punto. Quindi il cliente è di chi se lo sa tenere. Questa è la verità. Poi è chiaro che si scatenano e questo trovo che sia veramente brutto, però boh, vedo che è una pratica abbastanza costante quella di parlare male di chi se n'è andato, no? Cioè, da cose da tremende, cioè ha rubato gli è stato rimesso il mandato, a chissà dove va a finire, chissà dove finiranno i tuoi soldi, tutto per cercare, no, di mantenere il cliente all'interno del contenitore mandante. Però io penso una cosa, no? Che se fuori da Madonna, proprio adesso stanno chiamando. Un attimo che blocco il telefono. Arrivo! Eccomi, era la Patrizia. Adesso la richiamo. Allora, stavo dicendo che se io vado al ristorante, fuori dal ristorante c'è scritto da Peppino. A me poco importa che Peppino compri la pasta alla Barilla, la De Cecco oppure alla Rummo, no? Da un'altra parte. Cioè, quello che mi interessa è che la pasta sia buona, che sia confezionata nel modo giusto, cioè il piatto risulti buono e gli ingredienti che vengono aggiunti alla pasta facciano un buon piatto, ok? Questo è quello che io chiedo a Peppino. Benissimo. Ora, se Peppino mi cambia il fornitore di pasta, io smetto di andare dal ristorante Peppino? Difficile. Se la pasta era buona, se in ogni caso i piatti che erano in menù mi sono piaciuti, se il servizio è stato buono, io continuerò ad andare da Peppino. Poi è chiaro che Peppino può decidere di cambiare il fornitore di pasta, quello di vino, quello della verdura, di tutti gli altri ingredienti, però io, se fuori c'è scritto da Peppino, continuerò a riconoscere Peppino come il mio ristorante, ok? Perché io smetto di andare da Peppino? Perché non mi piace quello che sta cucinando Peppino, al di là del fornitore, ok? Quindi, il cliente è della mandante o del consulente? Secondo me è di chi se lo sa tenere, ok? Può darsi che a volte se lo sappia tenere il consulente e a volte invece se lo sappia tenere la mandante, e allora è di chi se lo sa tenere. Ok, questa è la riflessione dell'inizio settimana di oggi. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.